do subito il benvenuto a Giancarlo Dall'Aglio, Commodities Trading. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutti. Ecco, partiamo ovviamente da tutto ciò che accade sul mercato delle commodities. Il petrolio è estremamente volatile, tantissimi sali scendi, ieri vendite, oggi acquisti, il gas naturale invece, il TTF, scende del 30% oggi. Insomma, movimenti io direi un po' probabilmente anche fin troppo volatili. Sì, ma la volatilità è la caratteristica del momento, d'altra parte tutta la volatilità deriva dalla crisi geopolitica in cui siamo tutti immersi. Dico siamo perché ovviamente i paesi europei sono quelli che ne risentono di più. Ieri si era diffusa una notizia che poi, se non sbaglio, è risultata non essere poi attendibile. Sembrava che gli Emirati Arabi volessero unilateralmente aumentare la produzione di petrolio. Poi è stato detto che l'OPEC voleva aumentare la produzione di petrolio, ma sappiamo anche che l'OPEC già sta producendo al massimo della sua capacità e che anzi ci sono alcuni stati in difficoltà che non fanno raggiungere all'OPEC gli obiettivi dell'aumento di 400.000 barili stabilito mensilmente. E poi i colloqui degli Stati Uniti con il Venezuela. Sembra che finirà questo embargo e che quindi il Venezuela potrà vendere il suo petrolio. Stesso discorso con l'Iran, su cui si attende il nuovo accordo sul nucleare, e anche l'Iran potrebbe contribuire ad aumentare l'offerta di petrolio globale. In realtà, visto tutto, è abbastanza complicato sopperire in ogni caso al petrolio russo. Anche gli Stati Uniti, tra l'altro, importano dalla Russia, seppur in piccole quantità, ed è arrivato il bando alla Casa Bianca, dice stopperemo le importazioni di petrolio. Però perché vengono danneggiati soprattutto i paesi europei? Facciamo un rapidissimo confronto. Gli Stati Uniti importano dalla Russia 200.000 barili al giorno, circa 472.000 barili se consideriamo i derivati, quindi direttamente i prodotti raffinati, e l'Europa invece 4,2 milioni di barili, quindi è per 10, insomma. L'Europa ovviamente ha molto più bisogno del greggio russo. Quindi tutte le dichiarazioni che arrivano in questi giorni da più parti, lasciamo perdere coloro che improvvisamente diventano esperti di qualsiasi cosa, insomma, quelli li mettiamo da parte. Parliamo invece di coloro che sono preposti a parlare di queste cose, insomma, coloro che occupano posizioni politiche importanti. Sentir dire che entro metà anno potremo essere indipendenti a livello energetico dalla Russia fa veramente nemmeno ridere, dovrebbe far piangere, insomma. Ma chi lo ha dichiarato, Giancarlo? L'altro giorno Cingolani ha detto che l'Italia ben presto potrà essere indipendente dalla Russia sotto il profilo energetico. 24-30 mesi però, che sono più o meno 2 anni e mezzo. No, 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 sì, però ha cominciato a dire, sì, però da inizio anno partiamo. Da metà anno, pardon. In ogni caso, indipendentemente da questo, io non credo nemmeno ai 24 mesi. Attenzione. Detto questo, stavamo parlando degli approvvigionamenti, quindi è abbastanza più complicato per l'Europa far fronte a questo tipo di situazione. Tra l'altro, gli Stati Uniti possono aumentare, per esempio, il proprio import dal Canada, anche se si tratta di un petrolio più pesante. Invece, per far capire come le compagnie petrolifere stanno sfruttando questa situazione, insomma, stanno guadagnando tantissimo flusso di gas gratuito, basti pensare che soprattutto le piccole compagnie producono con un costo di circa 35 dollari, se vendono a 125 con poi 40 dollari di margine sui prodotti raffinati. Insomma, stanno facendo un netto di circa 125 ed è veramente un'enormità. Insomma, tante piccole compagnie potranno eliminare il proprio debito, addirittura forse nel 2022, aumentare i dividendi e cominciare il riacquisto di azioni proprie. Ed è per questo che il settore dell'oil già da qualche mese sta nettamente sovraperformando rispetto a tutti gli altri e in particolare sta sovraperformando rispetto al tech, che insomma non è più in forma come dalla metà del 2020 fino alla fine del 2021.
Assolutamente sì, questo è così, abbiamo visto una spinta importante per il tech nel corso della pandemia, invece era proprio il viceversa per il petrolio, ora è cambiata decisamente questa tendenza, il focus rimane sulle materie prime. Volevo semplicemente capire, poi ci spostiamo anche verso l'oro, perché è altrettanto interessante, i metalli preziosi, la Russia è un grande player anche in termini di soft commodities, però vedo invece il TTF oggi scendere del 27, quasi il 30%, siamo a 155 euro a megawatt all'ora. Volevo semplicemente capire, queste diciamo discese, cioè questo crollo, se vogliamo chiamarlo così, perché 30% è tanto, dei prezzi. Ieri abbiamo visto invece meno 5% del petrolio. Che cosa ci indica? Che si tratta di una pura speculazione legata alla guerra in Ucraina in termini di prezzi, o ci sono anche dei problemi fondamentali? Ma direi che qua c'è tantissima emotività. I flussi dalla Russia non sono mai stati interrotti, parliamo di Nord Stream 1, e però ci sono, da qualche giorno sono arrivate le dichiarazioni della Germania e dell'Olanda che si sono decisamente sfilate rispetto all'aggressività verbale di altri paesi nei confronti della Russia, hanno detto no, noi non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare al gas russo, per cui siamo contenti che i flussi continuino e non, insomma, ci dissociamo da alcune dichiarazioni. I flussi, anzi, sono stati in aumento già da 2 settimane e naturalmente, nonostante le scorte non siano elevate, il prezzo tende a scendere quando ci sono delle dichiarazioni distensive. Quindi molte volte è semplicemente il tenore delle dichiarazioni che sposta il TTF. Invece abbiamo visto, Alexandra, come diciamo da settimane, che il prezzo del natural gas americano, l'Henry Hub, non è particolarmente influenzato dall'andamento del gas europeo. D'altra parte, gli Stati Uniti esportano già al massimo della propria capacità verso l'Europa, di più non potrebbero fare, e quindi adesso che c'è la fine dell'inverno, insomma, ci sono previsioni 1-5 giorni ancora di freddo, poi tutto cambia in meglio. I riscaldamenti saranno spenti, potremmo assistere anche a un ribasso del prezzo del gas naturale e prezzo del gas naturale che però si manterrà strutturalmente elevato, sicuramente almeno per tutto il 2022, se rimarranno questi fondamentali e non c'è motivo di credere che cambieranno. Allora, vorrei vedere rapidamente anche la situazione sull'oro. Siamo vicinissimi ai 2000 dollari, però è sceso tanto oggi, attualmente a 1991 dollari all'oncia. Quali sono invece le previsioni sull'oro? E poi naturalmente vediamo anche gli altri metalli preziosi. Ma sì, l'oro è stata una discesa corale di diversi mercati ieri, cioè quelli che erano saliti di più impulsivamente, l'oro, il petrolio. Sicuramente la discesa del petrolio di ieri ha aiutato l'oro a calare un po', è sceso anche l'argento nella giornata di ieri, è sceso il platino e soprattutto è sceso il grano. Quindi insomma è stato un movimento che nell'insieme ha visto prese di profitto da parte anche della speculazione. Secondo me, se l'oro torna in area 1920, è un mercato che si può ricomprare. Insomma, penso che l'oro possa mantenere il suo prezzo elevato, il suo premio, durante quest'anno. D'altra parte, anche l'inflazione, che hai citato tu, poc'anzi, favorisce un prezzo dell'oro alto. E poi ce n'è anche un'altra. È vero che adesso la Fed quasi certamente aumenterà i tassi di uno 0,25% a marzo, però è anche vero che se le cose continuano in questo modo e ci fosse una distruzione della domanda con prezzi così alti delle energie, cosa degli alimentari, cosa molto probabile, magari potremmo assistere tra qualche mese a un nuovo quantitative easing e l'oro lo prezzerebbe immediatamente andando su. Mi sto sbilanciando, sto andando già oltre. Sono molto contenta che siamo riusciti, diciamo, di sbilanciarti un pochettino. Intanto andiamo a vedere anche il rame, perché non lo so se questa, diciamo, performance è proprio logica. Il rame ha corretto già da qualche giorno, ha corretto, ed è praticamente rientrato quasi nel range precedente. È un po' ignorato in questo momento il rame,
Forse il rame già sconta un andamento dell'economia non troppo favorevole nei prossimi mesi. Posso immaginare questo. La Cina zitta zitta magari migliorerà la sua economia, però gli Stati Uniti con questa inflazione e soprattutto con la fine del tapering non avrà tanti soldi da mettere, per esempio, sulle infrastrutture come era previsto qualche mese fa. È solo un'ipotesi, ma insomma penso che possa essere uno dei motivi del rientro del rame in questa fascia di prezzo. Ecco, tra poco andiamo a vedere invece alcune altre soft commodities, se ti chiederei un parere sull'indice del dollaro, ma prima a palladio e platino, che vedo oggi in forte calo. Abbiamo visto l'inizio di questa settimana la sospensione del trading del nickel ovviamente a Londra, e quindi mi stavo chiedendo, questo il nickel invece credo proprio a Mosca, 7,95% di rialzo, invece per palladio e platino che cosa diciamo possiamo immaginare in termini di prezzi? Anche qua immagino dipendono soprattutto dalla domanda offerta. Sì, la situazione del nickel, Alexandra, è stata una situazione particolare dovuta all'illiquidità di questo mercato, ma soprattutto a una enorme posizione short di un hedger cinese che naturalmente aveva il fisico ma è andato short sui future. La spinta rialzista ha portato in margin call un quantitativo enorme di contratti e naturalmente short squeeze, quindi prezzo che si è impennato senza avere la possibilità di fermarsi perché, ripeto, è un mercato piuttosto illiquido. Infatti mettiamo sempre in guardia anche gli operatori retail rispetto al controllo della liquidità dei vari mercati. Il palladio è un altro di mercato particolarmente illiquido e in poche mani, quindi attenzione anche a questo metallo. Il palladio vede la Russia come primo produttore, già i suoi prezzi erano altissimi ed è andato a fare nuovi massimi, è andato a vedere nuovi livelli sopra quota 3000. Poi ieri naturalmente ha partecipato anche sul palladio, si sono viste prese di profitto, così come anche sul platino che ha sfiorato i 1200. Il platino lo vedo favorito perché è sostituibile al palladio e la forchetta di differenziale di prezzo è veramente enorme e quindi lo dico da mesi, il platino va tenuto sotto controllo perché nel momento in cui si miglioreranno anche i fondamentali, nel 2021 avevamo ancora un surplus di offerta, ma se il settore automotive ricomincia a marciare, è chiaro che dipende da una serie di fattori, il platino viene impiegato anche per la tecnologia di idrogeno e quindi secondo me ha un buon futuro. Ottimo che hai diciamo sottolineato anche gli altri fattori che impattano i prezzi per quanto concerne il platino. Volevo semplicemente chiederti, non lo so se hai avuto modo di vedere la conferenza stampa di Lagarde, mi è sembrata un pochettino preoccupata in termini di prezzo dell'energia, soprattutto perché le pressioni inflazionistiche nell'eurozona sono particolarmente legate e dovuti al prezzo dell'energia, in questo caso gas e ovviamente petrolio. Sotto questo aspetto ti aspetti diciamo altissima inflazione anche nei prossimi mesi, trimestri ovviamente, no, mesi ovviamente, intendo dire trimestri. Certo. Sì, mi aspetto altissima inflazione se non ci sarà un dietro front dei vertici della Commissione Europea, per esempio, che stanno ancora una volta andando dritti verso... Cioè io ho sentito addirittura dire, sì, è vero, il prezzo dell'energia adesso è altissimo, sarà ancora più alta, faremo i sacrifici, però faremo la transizione green in tempi ridotti. Insomma, sembra che sia un chiodo fisso, ancora una volta, questo porterà inevitabilmente inflazione perché i combustibili fossili si dovranno ancora utilizzare, il problema sarà dove andarli a prendere se continuiamo così. Quindi insomma sì, effettivamente la Lagarde, non ho seguito la conferenza ma immagino la preoccupazione, che però dobbiamo dire è una preoccupazione di tutti i banchieri centrali, anche certo. Powell non era proprio rilassato insomma quando ha parlato al congresso
un paio di settimane fa. No, assolutamente. Io avevo sottolineato Lagarde perché c'era proprio oggi. Certo. I problemi di Powell sono uguali. Poi mi sembra anche ovvio che per Lagarde è una situazione un po' più delicata, perché la guerra ha tutti gli effetti qua in Europa, e diciamo che gli effetti immediati sui prezzi dell'energia sono proprio subito da ora, li stiamo vedendo ad oggi. Magari non li vedremo magari tra qualche giorno, ma detto ciò, semplicemente mi stavo chiedendo che cosa bisogna fare in questo contesto, a tuo avviso come si trova l'equilibrio? Ma secondo me l'unico modo è una mediazione seria per far cessare ciò che sta succedendo. Ma tu credi, tu credi che non ci sia stata già? No, fino adesso io non credo che ci sia stata una mediazione seria, Alexandra. Io, la mia sensazione, magari mi sbaglio, è un'opinione personale, è che invece si sia soffiato sul fuoco, soprattutto da parte degli Stati Uniti, che poi alla fine sono quelli che ci guadagnano se l'Europa diventa meno competitiva commercialmente. Lo so che è cinico questo pensiero, però una mediazione seria, a mio avviso, non c'è ancora stata. Secondo me si fa ancora in tempo per provarla. Ok, questo punto è molto interessante. Io lo chiedo, sai perché? Perché abbiamo visto un po' tutti i leader andare a Mosca ancora prima dello scoppio della guerra, e immagino che quello che sta chiedendo Mosca più che altro è quasi una cosa che stava già avendo, a parte la neutralità tra virgolette di Donbass e Luhansk, credo che sia la pronuncia corretta delle due regioni indipendenti a questo punto. E mi è sembrato semplicemente strano quando ho visto ciò che richiede Mosca. Sì, effettivamente, insomma, bisogna guardare le varie parti, ma alla fine una situazione del genere credo che, portata a livelli estremi, non convenga a nessuno, e quindi una mediazione credo che farebbe piacere anzitutto a Mosca, che in questo momento si trova in una posizione scomodissima, parliamoci chiaro. Sì. I CDS non so quanto quotino adesso, ma è evidente che se poi si mette mano a un default, per esempio, e si devono rimborsare, non so se il sistema poi regge. Ogni volta che si parla di rimborso dei credit default swap, solo a sentirne parlare il sistema scricchiola, quindi insomma è abbastanza grave. Tra l'altro c'è anche una questione di fiducia, Alexander, e qui chiudo. Nel momento in cui si cominciano a bloccare i conti di persone che non c'entrano niente, poi alla fine semplici cittadini o imprenditori russi, si fermano le transazioni, ma quanto può durare e quanto può resistere la fiducia nel sistema bancario quando la politica interviene in questo modo a fermare tutto, a partire dalle banche e a finire agli emittenti di carte di credito? Non arriva il giorno in cui davvero ci può essere una crisi di fiducia, e qua andiamo oltre quello che sta succedendo? Punto di domanda, ovviamente posso anche sbagliare. Grazie mille. Poi ricordiamo, Giancarlo Dall'Aglio, che anche il compito della Fed sarà molto difficile, lo ha detto anche lo stesso Biden, con le sanzioni sulle importazioni petrolio e gas. Ovvio che la benzina aumenterà, ovvio che l'inflazione aumenterà, quindi diciamo che il compito di Jay Powell non è più facile rispetto a quello di Christine Lagarde, senz'altro, ma vedremo settimana prossima che cosa ci comunicherà la Fed. Intanto grazie mille, Giancarlo Dall'Aglio, Commodities Trading, alla prossima, buon lavoro. Grazie a tutti voi.